Ho spaccato il naso. Finalmente ecco tornato Marcolino Leonardino. Sempre in hotel, perché noi facciamo video solo in hotel. Dai, prendiamo l'aereo proprio per andare a fare il... Che è? Ti sta uscendo sangue? Boh, non lo so, probabile. Che cazzo dici? Va bene, come dicevo, è tornato Marco sul mio canale. Lo avete richiesto in... Un milione e uno. Domani ci abbiamo anche un evento, tra l'altro, l'evento sempre qui a Milano. C'ha dormito qualcuno qua dentro? No. Su questo letto? Sì. Sai che io sono germofobico. Sì. Io, qua in questo letto io. C'ha dormito tu? Sì, ma... Hai fatto qualcosa di sconcio? Me lo giuri? Sì. Sulla nostra amicizia? Sulla nostra amicizia. Fate uno screen tra 3, 2, 1... E postatelo su tutti i social network. Sì. Stai bloccato. Sì, però un attimino siamo belli. Postatelo su Instagram, Twitter, Facebook, dappertutto. Deve fare il giro questo screen. Giro. Con l'hashtag. Quale hashtag? Amichetti. 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 Io te rubo questa, te devo rubare questa per forza. Ma sono pieno di bandane. Vai, facciamo vedere le bandane di Marco. Quanto. Ma quanto serve? A me cosa serve bandana? A me cosa? Questa è blu, questa è rossa. Come ce n'è anche una bianca. Che non so dove cazzo sta. Questi sono i calzini. No, sono calzini, non mi toccare che... Calzini. Ma perché dici calzini? A 30.000 mi piace faremo un altro video in cui Marco mi insegnerà il siciliano. Facciamo una cosa. Vai. Se questo video... Sì. Raggiunge 50.000 like, io prendo l'aereo da Catania. Cosa? A Roma e vado da Anthony a fare il video dove io gli insegno il siciliano. Questa è partita la scommessa. Attenzione, raga, 50.000 mi piace e lo faccio. E adesso facciamo anche un momento bonus di questo video. Ok, vai. Interessante. Giusto. Anthony insegna il romano a Marco. Facciamo tre frasi, tre ok? Frasi. Sì, allora. Avvio della scaricatrice de porto. Avvio della scaricatrice de porto. Quanto diamo? Un bel 7.5. E dai, è un momento con te, dai. Perché devi sapere, Marco, che il romano esce dal cuore. Io già so che lui, nel dialetto catanese, non saprà dire una parola. Sì, perché poi tutto una. Veloce, tutto stretto. Oh, ma i figli sono specchi, siamo come nati. Ma troppo il romano si capisce. Il romano si capisce. Oh, te stai a collà. Dai, ma è semplice. Oppure però bello, il bello è vedere te che parli catanese, no raga, seriamente. Me sta a partire a brocca. Oh, me sta a partire a brocca, sta fermo, me sta a partire a brocca. Sto a sbrocca. Sto a sbrocca male, sto a sbrocca de brutto. Sto a sbrocca de brutto. Me sto a tagliare. Me sto a tagliare molto. Io so parlare tutti i dialetti, pure no. Ok, altro video, faremo la Dialect Challenge. Apriamo un forum. Un forum solo di video. Forse la Dialect Challenge la posso fare anche da solo. Mi metto là con l'app e la faccio. Perché sennò troppi video. A sto punto ci apriamo un canale insieme e lo chiamiamo Entarco. Entarco. Nuova ship. Entarco. Non è una challenge, non è un answer time, non è una tortura, non è un cacchio. Ma basta, finisce qua. Ciao, ciao. Andremo a rispondere a delle domande alquanto strane e pazze, zozze, pervertite. Intanto passate sul suo canale perché abbiamo registrato se un video. Se no non si va avanti, siamo fermi. Ecco. Abbiamo fatto sul suo canale l'Aimai, hashtag Aimai. Invece qui rispondiamo sempre a delle domande. Aspetta, Aimai come? Con delle domande alquanto un po' piccantine, un po' hot. Ok, le vado a prendere. Il forum è sempre lo stesso. Fa caldo perché il cappello ci sta facendo sudare. E siamo chiusi in camera con l'aria accesa e la puzza di piedi di Marco del Tocchio. Marco, devi tagliarti le gambe proprio. Tagliamo. Una petizione per Marco del Tocchio. Amputiamogli le gambe. Iniziamo. Quale parte ti piace di più del corpo umano in generale? Le ascelle. Così. I piedi. Ma no, perché? Allora ti regalo quelli di Marco del Toro. No. No. Il tuo compleanno è passato. No. Sì. No. Sì, te li regalo. Dai, ti faccio una confezione. Te la spedisco a casa. No. Tipo Amazon. No. Vabbè, a me le ascelle. Però quelle depilate. Non mi piacciono le ascelle troppo forestose. Depilation. Ma dai, ma ti pare che mi piacciono le ascelle? Allora. Ma su. Mi piace l'ombelico. È ovvio. Tutti lo sanno. A me piacciono le labbra. Tipo le mie, cucciole. E del tuo corpo? Quale parte ti piace di più del tuo corpo? La panza, raga, la panza. Ah, uomo de panza, uomo de sostanza! E a me il petto di pollo. Perché è l'unica parte che mi si è sviluppata un po' di più. Per il fatto del pugilato che l'ho fatto per tanti anni. Quindi è la parte di cui vado più fiero. Capito? Quale parte del corpo ti piace di più toccare?
Il culo. Dai, Marco, ma perché sei così esplicito? Sono pervertito, va bene? No. Allora sei... Il viso, ora, oh frate, il viso, le carezze. A me la mano. La mano. Perché è bello tenersi per mano e andare lontano. Scappiamo lontano. Andiamo a New York. Che squallore che siamo. Lo sai che se hai risposto viso o mani sei un ipocrita? Io non sono un ipocrita. Vado. Ci vediamo più tardi, Marco. Mi lasci la camera? Di quale parte del tuo corpo faresti volentieri a meno? È una bella domanda. Io la panza. Dai, ma hai detto che ti piace la panza. Il lobo destro. Che poi questo è sinistro. Perché? Non lo so. Il lobo dell'orecchio, perché hai visto molte persone se lo dilatano per sì, fare. Sì, non un cazzo, è vero. Una buona osservazione. Mamma mia, sono proprio intelligente, oh, sì, Harvard School. Che parte del tuo corpo cambieresti? Aspetta, la parte del corpo, allora io. Il mio mento a culo, lo voglio cambiare. Io la panza. Basta! Che parte del tuo corpo viene più apprezzata? Le spalle. Viene più apprezzata? Sì, che proprio dici, oddio, c'è. Gli occhi, non so perché tutti quanti piacciono i miei occhi. Perché probabilmente hai dei begli occhioni verdi. Guardate che taglio degli occhi professionale da cinesino proprio. Beh. Oh, man. In che modo ti piace che venga apprezzata? Vuole proprio entrare, cioè se vuol fare proprio i cavoli miei sto forum. Non ho capito. In che modo, cioè nel senso, per te sono gli occhi, no? Mm-hmm. Ti piace che ti dicono più, mazza che begli occhi che hai. Sì, sì, carino. Lo apprezzo. Oppure ti dicono, oh, che occhi gagliardi che c'hai, sono proprio fighi. Sono diventato un professore di sta cosa. Oh, io non ci ho capito. Oh, a me quando tipo mi fanno, che spalle. Ti fanno che spalle, fanno che occhi, poco. In che parte del tuo corpo vorresti che qualcuno mangiasse sopra? Una persona dovrebbe pranzare, cenare ma che, sul ma, che, ma cos'è? Cioè, che vuol dire? Non ha senso! Quindi, ok. Boh, non rispondiamo. Hai preferenze per la pietanza? Un po' di pollo al curry. Sul tuo corpo? Sì. Io patatine fritte. Ketchup e maionese. A caso! Qual è la cosa più stramba a cui riesci a pensare che il tuo corpo possa fare? Questo qua è il mio dito, guarda. Ah, che schifo! Ma è rotto! Non è rotto. Sì, sì, è rotto. No, ma che è rotto? Guarda. Io, questo, non so per quale motivo. Zitti tutti. Mi scrocchia la mascella. Non riesco a capire perché. Ah, a voi dà fastidio questo? Ah, che bello, non è una goduria. Ah, anch'io lo faccio. A tante persone dà fastidio. Credi che ti abbiano mai coccolato per pena? Dai, ma sì. Suggesti. Quando sei triste, tipo che il signor del Torchio. Dai, ma perché del Torchio sempre? Perché lui è il mito della. Comunque credo della di sì. Giri nudo per casa? Sì. Quando non c'è nessuno in casa. È bellissimo. È beh, ditemi voi non lo fate. Non ci credo. Più che altro è bello dormire nudi. Madonna, sì, in estate. Te buchi là. Beh, ah, ah. Perché ci dobbiamo sempre fare male? E dici, ah, che benessere. Ma che bellezza. Comunque, sì. In mutande. No, io nudo direi. Ah, tipo nudo. Però nudo. Se c'è mamma. Ma mia madre non entra in camera mia, quindi. Beh. No, nudo per casa, proprio che giro. Se mia madre, quando mia madre sta fuori, sì. Ok. Oppure la sera che le dorme. Mi fa freddo un pochettino. No, a me no. Va bene. Ti ha mai visto qualcuno? Nudo. Sì, che ne so. Ragazze? Vabbè, ragazzi, è scontato quando si entra in intimità con una ragazza. Ecco, Mamma, le mie sorelle, quando sono entrate di botto dentro la mia camera, io. No, a me mia madre. Ma guardate, sono nudo! Mia madre credo che mi ha visto nudo quando mi ha fatto, quando sono nato. Poi non t'ha più visto. Però non mi ha più visto. Proprio, te sei dimenticato. No, se non ci vediamo da 20 anni. Ah, tu e tua madre. Tra l'altro non hai 20 anni, però ok. Non ci vediamo da 20 anni. Vuoi dire qualcosa a chi ha creato questo test? Ma che cavolo ti dice il cervello? Ma che cosa tu hai problemi mentali? Sì, allora, andiamo a cercare. Hai detto, ti piace baciare i cani? Ma che cosa? Sì, nel video quello là con Marco. Mio, allora, vedere, sì, Marco, sì, sì. C'era stata questa domanda. Per tutti, okay. Gente, questo era il video. Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel like, che è sempre gratuito, non costa niente. Non dovete fare virchi de like. E dai, per forza. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Passate anche sul canale di Marco qua sotto in descrizione con il video. Social network nostri qua sotto in descrizione. Andateci a stalkerare su Instagram, Facebook, Twitter, dappertutto, li conoscete oramai.
e consigliateci altre challenge, altri video qua sotto nei commenti. Per oggi è tutto e noi ci rivediamo con un prossimo video. Bella. E Marcolino morì così. Perché tutto ciò?